Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Stiamo andando a riprendere Giada, che è a ginnastica artistica. Siamo ad Acqui e abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo preso la focaccia per merenda. Sinistra, sinistra, ok. Piano, sabe? E niente. Oggi è giovedì 3 giugno. Tra 24 giorni è il mio compleanno e tra 6 giorni è finita la scuola! Buongiorno! Allora, oggi è venerdì. Mancano ufficialmente 5 giorni alla fine della scuola, voi non potete capire la felicità. Sono un misto tra felicità e sconforto perché sono felice che finisce la scuola, è sempre stato così, io adoro l'estate perché sto insieme a loro, sto insieme ai bambini, anche che non facciamo niente, stiamo a casa, però comunque sto insieme a loro. E poi più che altro perché non c'è lo stress di orari, di correre, di compiti. Infatti fino al 1° luglio non si fanno compiti delle vacanze, anche perché poi c'è l'esame di Giorgia, che vabbè, abbiamo già la data, lei sarà il 14 di giugno e alle 10:40, dalle 10 alle 10:40 se non sbaglio, è tra le prime. E quindi niente, quindi diciamo che cioè, questo periodo di giugno lo usiamo proprio per rilassarci, riposarci, anche i bambini. Non andremo in ferie perché dove andiamo, però appunto loro glielo faccio usare proprio per riposarsi, per staccare un po' la testa. Infatti i libri delle vacanze arriveranno, però cioè, li avranno tutti quanti, però non li faranno appunto fino al 1° di luglio. E niente, adesso sto tornando a casa che ho portato Giorgia. Pia è a casa perché c'è a casa Maurizio oggi perché farà il vaccino. E quindi così almeno ho tentato di portarmela dietro per una mattina, poverina. Lui è stato molto più veloce, scusami, non ho messo subito la freccia, perché gliel'ho prenotato e il giorno dopo aveva già la data e doveva venire. Gliel'ho prenotato lunedì e gli hanno già dato la data e deve andare a fare oggi, appunto, quindi meno male. Invece io ce l'ho il 14 e boh. Adesso appunto sono arrivata casa, sistemiamo due cose, prepariamo i fogli e poi lo porto a fare il vaccino. Ho dei capelli sempre che sembra una squilibrata, ma sono da lavare in questi giorni, non ho tempo neanche di respirare, ma oggi pomeriggio poi me li devo lavare assolutamente. Comunque, ci vediamo dopo. Intanto che Mauri sta aspettando per fare il vaccino, siccome è un po' lunga, io e Pia stiamo andando a vedere per l'esenzione per Gabriele, perché così poi ci facciamo scrivere gli esami dal pediatra, così
così di poi li porto a farli e niente. Allora, mentre Maurizio era dentro, io non ero ancora scesa, sono andata a vedere l'app. Come si chiama? Too Good To Go. Grazie. E quella lì che si prendono le box con dentro il cibo. E ho trovato questa qui del frutta e verdura che andava bene come orario che eravamo in giro noi. E adesso volevo vedere con voi cosa troviamo all'interno. Vi ricordo che non si sa prima quello che c'è all'interno, lo si scopre solamente quando si compra. Quindi c'è, se non sbaglio, vabbè, un'insalata che non capisco che insalata è, se è mascarola, ma sì, vabbè, delle zucchine e dei porri, o sono cipollotti? Cipollotti, benissimo. Poi qui ci sono arance, pompelmi un po' scrausi, limoni. Qui abbiamo un peperone che è un po' toccato, come vedete, però basta levare quella parte lì e il peperone è buono. Ah, ce n'è un altro rosso, una pera, delle mele. E poi c'è, ci sono tre banane. E questo è tutto. Io direi che è tanta roba comunque. Considerato che ho pagato 3,99 euro, va bene. Sì, direi proprio che va bene. E vi lascerò, se mi ricordo, il nome qui in sovrimpressione dell'app. E poi nell'info box vi lascio il link per arrivare direttamente sul Play Store, così se vi interessa la potete scaricare e vedere se nella vostra città ci sono dei negozi che aderiscono. Per esempio ad Acqui ci sono anche bar, panifici, non mi veniva la parola, verdurieri, adesso prima non c'erano. Quindi vale la pena comunque andare. Ovviamente non è che vi danno roba cioè super buona, nel senso roba che o hanno quasi vicino alla scadenza o che magari è toccata e non possono più vendere. Basta usarla e farci qualcosa. Io devo trovare qualcosa da fare con questi pompelmi. Non lo so. Vi farò sapere. Sono nel letto e ho una compagna. Prima ero al telefono con la mamma e mi sono addormentata. Stavamo parlando, mi è proprio venuto l'abbiocco, adesso poi le devo scrivere. Qui c'è Pia che dorme e il nostro letto, vabbè, è ancora da fare. Olivia non dovrebbe stare coricata qui dov'è, ma... E Olivia, vai qui, qui, qui. Vieni qui. Oh, che carina. Mi ricorderò sempre il primo giorno che io l'ho vista, ho trovato un post su Facebook dove c'era la foto di questi cuccioli e io ho visto lei e mi sono innamorata subito. Era così piccola. E anche quando l'abbiamo portata a casa non è che era tanto grossa. E dormiva sempre sopra Oggi, vero? Ma pittina. Coccolosa Olivia, vero?
Stavo editando il video che vi deve uscire perché oggi è venerdì, vi deve uscire il video, quello delle Aquilimpiadi, e sto finendo di editarlo perché ho dovuto prendere anche i video che ha fatto mia sorella e cercare di editarli e ho dovuto registrare lo schermo del telefono perché purtroppo non, WhatsApp non mi salva più i video, non so come mai, e quindi adesso do due vizzette a Olivia, finisco di editare il video, così poi lo metto in esportazione e io vado a ritirare la roba che è stesa fuori, stendo l'altra, eccetera, eccetera. Intanto do le coccoline alla mia piccola Olivietta. E lì c'è Pia che fa la nannina. Si è addormentata in macchina, quindi l'abbiamo portata su, Maurizio l'ha messa nel lettino, così com'era, anche con le scarpe, ma vabbè. Tanto l'importante è che si riposa almeno perché quando si sveglia presto al mattino, poi al pomeriggio è un casino. Maurizio per il momento comunque sta bene, sapete che ha fatto il vaccino, la prima dose e sta bene, la seconda dose ce l'ha il 16 di luglio e niente, adesso vado a finire di editare il video. Ciao, ciao. Buongiorno da me e i miei capelli sparati come al solito. Allora, oggi è sabato, quindi al sabato ho deciso che facciamo delle pulizie un po' più profonde e andiamo a sistemare qualche cosa. Oggi volevo iniziare a pulire la finestra, questa qui bianca, no lì. Volevo sistemare lì sopra, lì. Bisogna passare poi con la candeggina e volevo andare a sistemare questi cubetti qui. Diciamo che sono cose in più. La camera è rimasta comunque in ordine, quindi andiamo a fare le pulizie normali. Quindi adesso abbiamo aperto le finestre, leviamo la polvere, facciamo i letti, passiamo l'aspirapolvere e poi appunto andiamo a sistemare, a pulire un pochettino lì, così diamo una sistemata in vari punti. Quando sono da sola mi è un casino perché con Pia ho sempre paura che si faccia male, che invece essendoci loro, uno di loro sta dietro a lei, quindi volevo fare qualcosa in più nelle camere e basta. Quindi adesso mi spiccio e poi ci aggiorniamo dopo. Allora, con l'aiuto di Sabrina e il contributo assolutamente necessario di Pia, perché sennò io e Sabrina non ce l'avremmo assolutamente fatta da sole, abbiamo pulito la finestra, finalmente era in uno stato. Però c'è il vento e mi sta rovesciando tutta la roba dallo stendino. Comunque è venuta proprio bene, proprio proprio bene. Però qui è bello perché è tutto un parco, vedete? C'è verde. Questo qui. Quello là, no, aspettate, quello là era l'hotel Regina, che però è chiuso. Qua invece ci sono le terme, queste qui, è un bel posto, poi c'è parco, ci sono piante, fiori, alberi. Invece quello lì è sempre un altro albergo, credo, questo, aspettate,
invece qua, proprio qua dietro, però non so se vedete la costruzione, non capisco. È proprio là dietro, si vede poco. C'era l'istituto alberghiero quando ci venivo io, 252 anni fa. Iniziano ad esserci anche le zanzare. E niente, Giorgia deve fare ancora un'oretta, più o meno 40 minuti. E poi andiamo a casa a cenare. Mi sono dimenticata di dirvi che Giorgio e Manuel hanno scelto il padrino e la madrina e che il 4 luglio appunto faranno la cresima. E niente, quindi adesso poi appena arriverà lo stipendio ci prepariamo per comprare i vestiti, più che altro per loro due, perché poi noi qualche cosa ce lo mettiamo. Ciao. Eva ha perso il telefono. No. Sì. Detto Dove l'ha perso? che era là, poi sono andati là e poi adesso era là e adesso non lo trovo più. Ciao. C'è già due. Che ore sono? Buongiorno. Allora, oggi è domenica e ho portato Giorgia alle prove. Adesso ho cercato parcheggio e niente, quindi adesso poi andiamo su dove c'è lei, così almeno l'aspetto. Poi quando ha finito dobbiamo andare fino a Lidl a prendere i tramezzini per stasera, perché essendo comunque così tardi mangiamo poi qualcosa in giro. E adesso devo solamente capire se prendere i tramezzini oppure prendere qualcosa poi mentre siamo in giro, boh. Siamo passati all'Eurospin e vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Solamente per oggi e domani, e poi domani con Pia dovrò andare a fare la spesa per il resto della settimana. Ho preso il pane, questo qui quadrotto, a 1,50 euro e ce n'è 359 grammi. Poi queste tartarughe, aspettate. Queste tartarughe 1,48 euro per 463 grammi e poi questo pane con le noci 1,62 euro per 386 grammi. Poi hamburger di tacchino con rosmarino per Maurizio e Gabriele e per gli altri bambini ho preso questi hamburger di suino che erano in offerta speciale. Ah, ma anche questi erano senza glutine. Vabbè. Lascia stare, quindi qualsiasi vogliate potete prendere quello che volete. Ci si vedevano le gambe. E poi ho preso questa pancetta affumicata a cubetti, grandi del risparmio, 500 grammi. Così domani sera facciamo la pasta alla carbonara. Poi un pan bauletto bianco senza glutine perché sono senza pane, infatti domani dovrò andare in parafarmacia a recuperare un po' di cibarie per loro. Poi per Giorgia, gamberetti, salsa cocktail e verdure, i tramezzini e tonno e maionese. Poi, questo qui è uscito dalla lavastoviglie, ma perché era qui sotto? È bollente. Poi la polpa fine di pomodoro. Le uova fresche, c'era la confezione grande, 12, panna da cucina, ricotta, 450 grammi dei grandi del risparmio, una confezione di pesto alla genovese, questo qui è quello senza glutine, poi in offerta sempre nei grandi del risparmio c'era questo pesto al basilico senza aglio.
e ce ne sono tre confezioni così. E poi le mascherine per Giada, le ho prese rosa questa volta. E basta, questa qui è tutta la spesina che abbiamo E fatto. niente, E ci vediamo poi dopo, vi faccio vedere lo spettacolo di Giorgia. eccomi qui. Qui c'è musica a go-go in questi giorni. Stamattina c'erano le moto che saltavano, sì. Ma se riesco, che trovo qualche foto su Facebook, ve la lascio qui. Perché io non sono andata a vederla, ho portato Giorgia, ma sono tornata su subito. E adesso ho portato Giorgia alle prove, sapete che ve l'avevo detto che ballava anche oggi pomeriggio alle 5. L'ho lasciata qui, sono lì dagli Archi Romani dove era l'altra volta. E adesso sto andando a parcheggiare vicino a dove poi farà lo spettacolo e poi torno indietro a piedi. Perché così almeno la macchina è là. C'è anche Nicole, non è voluta rimanere però con me, è stata con Giorgia e vabbè, ovviamente già no. Questi 14 anni, stare con le vecchie ciccione che me. Le bambine invece le ho lasciate a casa perché era troppo sbattimento, poi domani devono andare a scuola e poi sarà lunga anche lì allo spettacolo perché non si esibisce solo Giorgia, ci sono anche quelli che fanno zumba e soprattutto Pia, ho paura che poi si annoiava, perciò ho preferito lasciarle a casa, sono con Maurizio e boh, così anche lui passa un po' di tempo comunque con i bambini perché alla fine, poi passo tanto tempo io insieme a loro, ma lui poi sono sempre a lavorare, ci sono sempre anche io, invece così da soli magari riescono a passare un po' di tempo solo loro. Quindi adesso vado a parcheggiare e poi vi farò vedere qualche cosa mentre andiamo verso Giorgia. Noi siamo umani e siamo recidivi.
scappare le mie parole che non pensano davvero e ho paura che a ripeterle qualcuno creda di essere sincero. Certo. Grazie. Thank you.
I'm gonna get the fire.
I need a word of advice, not a stain of mine.